Siamo qua a Voghera all'esposizione dei presepi con il consigliere comunale Fabio chiamato, Zuffi. che è credo l'organizzatore di questo evento. Ci può raccontare qualcosa sulle collaborazioni, sul progetto? Buonasera a tutti. Innanzitutto anticipo per gli auguri a tutti voi. Questo è il secondo anno dove in questa splendida sala Pagano regaliamo alla cittadinanza e al territorio questo momento religioso, il Festival dei Presepi. La collaborazione di questo Festival di Presepi è fortemente voluta con l'amministrazione comunale in appoggio all'amministrazione penitenziaria, dove c'è una visione dove voi potrete vedere questi presepi fatti da loro in materiale senz'altro riciclato, non è stato rotto nulla per fare il nuovo. Noi abbiamo anche una realtà di associazioni. Non posso che ringraziare la Costantina Marzano, presidente della Consulta del Volontariato, il Giacomo Olloni e la Nina Gabetta, che sono punto forte di questo momento qua religioso, e il Giuseppe Rubino, che fa parte dell'amministrazione penitenziaria. Il tutto viene eseguito, la realizzazione dei presepi, in casa circondariale, dove con loro professionale lavoro, dei detenuti di cui ringrazio per quello che offrono alla città, senz'altro. La risultanza è di questo momento che la città ne va a godere, che il territorio ne va a godere. Le associazioni di volontariato sono molto presenti e abbiamo anche, come avete visto, una presenza di presepi di privati, di cui il prossimo anno faremo ancora un'esposizione maggiore dove noi vogliamo coinvolgere proprio la cittadinanza nel rappresentare il loro volere religioso nel rispetto della città. Quindi diciamo che qualsiasi cittadino di Voghera che costruisse un presepe potrebbe partecipare il prossimo anno facendo una richiesta alla mostra. Certamente sì, anzi, con immenso piacere. Io stimolo il cittadino, il privato, a portare il suo lavoro, la sua opera in esposizione in Sala Pagano per far vedere anche questa volontà nostra di essere sempre uniti alla religione e portare il bene in ogni casa. Ecco, io ho visto anche una partecipazione, se non sbaglio, di scuole e associazioni per i disabili. Senz'altro sì, la nostra parte sensibile è portata anche a dare un valore sia a queste associazioni di disabili, nonché delle scuole, e poi colgo l'occasione anche per ricordare che in Sala Pagano abbiamo una stanza dedicata alla raccolta dei giocattoli, raccolta dei giocattoli che li consegneremo in asili, istituti, anche in famiglie, dove purtroppo il Natale potrebbe essere non felice. Noi vogliamo che questo renda felici i bambini. Il Natale deve essere felicità anche nel donare un giocattolo e vedere che il bambino sorride. Ecco, per quello che riguarda, visto che la nostra associazione si occupa principalmente di discorso carcere, i detenuti, quali detenuti hanno partecipato al lavoro? Cioè, detenuti che hanno fatto richiesta o un gruppo particolare, qualsiasi detenuto del carcere di Voghera può partecipare? Come funziona questa cosa? Dunque, io essendo consigliere comunale dell'amministrazione comunale non posso dare una risposta della persona, chiamiamola detenuta, che è stata scelta per la realizzazione. Senz'altro, so di certezza che un consistente numero di detenuti si sono prodigati nel realizzare questi splendidi presepi per la città e il territorio di Voghera. Ecco, lei pensa che questo possa avere anche una funzione comunque riabilitativa in carcere, fare questo tipo di lavori, possa aiutare nel percorso di non solo punizione ma riabilitazione dell'individuo? Io dall'esperienza che sto vivendo e da tutto il mondo che gira attorno alla casa circondariale, io sono propositivo
nel coinvolgere l'amministrazione comunale con l'amministrazione penitenziaria, e senz'altro io, vedendo i presepi e sapendo che i costruttori sono persone che vivono in un momento particolare e delicato della loro vita, non posso che pensare che il tutto sia innanzitutto propositivo per loro nel mondo di rieducazione, se scusatemi il termine, ma senz'altro nel far vedere che anche loro hanno un'anima. Certo, e quindi anche per loro può essere Natale, che è molto brutto fare qualsiasi crimine si abbia commesso il Natale in carcere, una cosa, però forse anche questo gli migliora un po', gli dà uno spirito natalizio, riesce a portare forse anche in carcere un po' di spirito natalizio? Beh, senz'altro sì, certamente, perché il Natale è bontà, altruismo, attaccamento alla religione e cercare di essere propositivi, positivi verso il domani. Ecco, per il cittadino che volesse vedere la mostra, abbiamo detto che si trova alla Sala Pagano e a ingresso gratuito. Fino a che giorno e in che orari è aperta? Dunque, noi adesso teniamo aperto ininterrottamente fino al 10 gennaio. Gli orari sono tutti i giorni, dalle 10 del mattino alle 12 e dalle 16 alle 17. Logicamente non siamo quelli che mandano fuori le persone alle 19, pardon, scusate, e perciò 10, 12, 14, 19, 16, 19, 16, 19, 10, 12, 16, 19, è che siamo sempre aperti, comunque vi aspettiamo tutti quanti. Di volontariato, per voi è tutto un lavoro di volontariato. Rigorosamente sì, certamente. La ringrazio molto, grazie per il suo lavoro, buona giornata. Grazie a voi e vi auguro buon anno e cose buone, senz'altro di cuore. Buon anno. Buon anno a tutti.